Amici di Just Nerd, siamo di nuovo nello stand di Noisepress. Questa volta abbiamo Luca Frigerio, che è il capo di Noisepress. Parolone così secco. Che è l'occasione ideale per poter fare un po' il punto di situazione di Noisepress, che quest'anno fa 4 anni, cioè, quindi 4 anni passati tra lo steampunk, il noir di Black Note che esce adesso, è sorto Fairy Tail, Kabuki Fai, cioè insomma c'è di tutto, cioè qui è impossibile non trovare nulla da leggere, si spera, perché sennò è un dramma. Come sono stati questi 4 anni tra fatiche, soddisfazioni, gloria? Il bimbo è cresciuto, adesso va alla materna, ecco. Sta diventando grande, comincia a rompere. Siamo un'ottantina di persone, di autori. Sì, quando lo dico mi fa paura, veramente. No, bene, anche perché è il primo anno del Napoleone, che è una bella soddisfazione, abbiamo anche lo stand. Molto alla Lynch, diciamo, proprio con Davide Ferracci, diciamo, molto alla Lynch. Sì. Tendina, fa molto. E quello è grazie a Alessandra Delfino, la nostra responsabile grafica. Che anche lei, ho tutto Alessandra, ricordiamolo, è la mano dietro a certe copertine, tipo quella di Kabuki Fight, se mi ricordo bene, mi avevi raccontato, c'era stata lei. Era un'idea di Vincenzo Federici, perché comunque era tutto un atto d'amore verso i videogiochi. Quindi comunque è proprio la grafica della cartuccia di Super Nintendo, quindi lui con Alessandra si erano messi a studiarlo, infatti anche il retro è proprio il tipico cartuccia Super Nintendo, la scatola. Proprio di nostalgia portami via. Ma è giusto, perché proprio Kabuki Fight è una... ne abbiamo parlato in precedenza su Just Nerd, è il classico fumetto che tu leggi e dici datemene ancora. Sì, perché infatti è in lavorazione il secondo. Ecco, questa è la notizia che volevo. Kabuki Fight Mexico. Sarà ambientato più avanti nel futuro, qualche anno dopo, avrà una grafica di un'altra console nel futuro. Dici Messico e penso Luchadores, già. No, quello abbiamo su The Synchronico, finalmente siamo riusciti a piazzare il Luchadores lì e in Ophidian. Quindi, sì, vedi, no. Chiedete e vi sarà dato. Pagate e vi sarà dato. Soprattutto. Rubate e sarete rincorsi. Veloce, veloce, ve lo dico, da vicino è incute timore. No, comunque è bello, effettivamente è un bel lavoro. Sinceramente vedere poi un sacco di gente che viene, ti dice oh ma io ho letto quell'altro, mi fido, compro questo, è una soddisfazione enorme. Io poi soprattutto da appassionato di steampunk, ogni volta che vedo The Steam, stravedo, perché avete già inventato quella dinamica del volume, lo leggi in due modi, c'è già lo spin-off di Steam Chronicles, quindi sì. Il mondo si è espanso. Il mondo si è espanso perché la gente ci chiedeva altre storie, ci chiedeva com'era tutto il vario, come era successo in altre parti, quindi nel 2 c'è l'Italia, c'è il Messico, c'è, per dire, comincerà a esserci anche l'Impero Mongolo. Ad Steam 5 piazziamo dentro perché siamo dei pazzi. Che è una cosa che solitamente non viene quasi mai trattata qua nelle ambientazioni. Quindi avete preso anche delle ambientazioni non solo nuove in Destiny, ma proprio nuove anche nel modo di trattare i fumetti, perché a volte sono un po' abbandonate. A noi piaceva mischiare perché abbiamo unito anche la magia dentro lo Steam, che raramente c'è perché comunque lo tengono separato. Abbiamo comunque in The Sims Chronicle piazzato anche autori che non c'entrano proprio con la casa editrice, quindi ci piaceva spaziare, ci piaceva che la gente lo leggesse e dicesse ah ma non è solo un'altra copia di The Sims, che è un po' l'idea che abbiamo avuto anche su Rustle, prendere a lavorare autori di realtà indipendenti che ci piacciono un sacco, tipo su Rustle c'è Anna Ferrari di Manticora, che è una roba più lontana al mondo di The Sims. Ed è bello, cioè è bello vedere quante... Quindi proprio si sperimenta. Sì, sì, perché obiettivamente se dobbiamo fare eroina che viene salvata da supereroe, cattivo, c'è gente che lo fa meglio, lo fa da più tempo e ci annoia. E poi voi siete freschi, diciamo, forse è giusto è... Io sono marcio, più fresco. E se è il primo giorno di Luca, non oso pensare a domenica no, come... No, direttamente. Ma veramente non ci si arriva malissimo. Sì. No, la cosa bella è che comunque, adesso poi faremo una carrellata anche con la cinepresa, e anche la quantità di colore dell'esposizione che avete, perché si passa dal bianco e nero a Fairy Tail, che ha questi colori molto particolari. Quando vi adestimi hai tutti i colori che ti puoi immaginare, li vedi, cioè è già indice tutto questo colore di tutta l'universo che voi disponete al, sì, perché al lettore. L'idea è fondamentalmente il fatto che uno non legge sempre lo stesso fumetto, o non dovrebbe leggere lo stesso fumetto, quindi cioè, hai mood diversi. Quindi magari The Sims è più action e comunque più pop,
Kabuki ti ricorda comunque i giochi a 16 bit, ti deve dare quell'impressione che tu lo apri e ti ricorda King of Fighter, Street Fighter, cioè ti deve dare quell'impressione non solo vintage oppure anche di ricordi, ma proprio che ti tilla la mente e dici ah sì, questo è quello che vorrei vedere dietro la storia. O Rustle, che abbiamo preso e abbiamo cercato di fare un fumetto alla giapponese, quindi col formato diverso, una carta diversa, tematiche diverse, molto più adulte. Ophidian, dove si parla comunque col rapporto con Dio. Che anche lì non sono tematiche leggere, no. Comunque devi sapere trattare con un buon equilibrio. Sempre comunque dicendo, dando la libertà agli autori, perché comunque artisti che vogliono dire, hanno cose diverse da dire, ci sono. Certo, se non lo fai, non li fai mai parlare, non lo saprai nulla. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, già so che tu parlavi di Kabuki in questo momento, c'è la capacità di andare a toccare la nostalgia con il riferimento senza diventare citazionismo puro, sì. Che è un rischio, perché comunque narrativamente parlando, quando rischi di fare, io mi ricordo quando giocavo, il citazionismo lì che ti dice adesso mi butto sulla pagina di quando mi schiodo, che sono cose che sono successe da altre parti. Invece su Kabuki riesce a dare quella sensazione di familiarità, ma comunque in un'altra dimensione, cioè perché c'è, non è facile, perché sinceramente Kabuki, come per esempio anche Asof, lo senti l'amore che hanno gli autori per quel genere, per quel tipo di storia. Quindi non è solo il oh, mi ricordo quando c'avevo Super Nintendo, ma è proprio un mood di prenderlo. Quindi anche il ritmo in Kabuki è proprio come se fosse un round. In Rustle c'è per esempio la lettura alla giapponese, quindi comunque magari c'è una dilatazione. In Asof c'è l'idea di vederlo tutto tramite gli occhi di una bambina. Che, ecco, Asof è, secondo me è sorto Fairy Tale, che sono sì, tre volumi, ormai è per tutti. Sono tre volumi se mi ricordo sì. Bene. Il contrasto è proprio quello, sì. La dolcezza di una bambina in un mondo. Sì, tra l'altro la bravura di Paolo Maini è stata quella di far parlare una bambina che non sembrasse né petulante né un nano adulto. E poi con Ludovica loro si conoscono da anni, riescono comunque a capirsi. Quindi c'è quella dolcezza di un mostro, lei che vede comunque la violenza senza vedere il sangue e comunque sei in un mondo post-atomico. Cioè comunque è qualcosa di veramente violento. Con un contrasto cromatico però molto vivo. Sì, perché comunque le tre copertine sono tutte e tre nate dalla testa di Ludovica e sono tutte e tre totalmente diverse. E anche quello, dare la libertà al disegnatore, anche al colorista e anche al letterista, perché per esempio su molti nostri volumi c'è cioè Marco Della Verde che li studia, cioè non fa un classico lettering e basta. Anche solo la scelta del font, una scelta di quella grandezza, ti cambia la lettura, perché un font orrendo ti distrugge il fumetto. Sì. Cioè non sono mai abbastanza celebrati i letteristi. Ma infatti, noi che parliamo anche di fumetti abbiamo una grossa responsabilità, lo dico proprio sinceramente. Ci dimentichiamo che il fumetto, noi diciamo brava la sceneggiatrice, bravo il disegnatore, fine. Dietro c'è un lavoro, dalla grafica della copertina al letterista che si mette, alla scelta della carta che ti cambia anche la sensazione tattica, ma anche banalmente scrivere l'editoriale all'inizio, cioè io devo in quel momento catturarti, perché se tu leggi il fumetto è vero che sfogli le pagine, però la prima pagina quando l'apri così è quello, se non c'è un qualcosa che ti cattura, tu il mio fumetto lo rimetti là, c'è uno studio dietro che noi molto spesso dimentichiamo di analizzare. Molto spesso c'è un lavoro di mesi che non si vede, che però è la più divertente in realtà. C'è la follia, tipo non so, Alessandra con gli autori, allora scelgono la carta, vanno a fare le prove. E quello è tutto un lavoro che magari il lettore non lo vede, però continua sempre sul suo tasto, non lo freghi il lettore. Cioè il lettore lo legge e capisce se è una paraculata e lo stai prendendo in giro. E allora non lo freghi più poi. Cioè quello è, e soprattutto cioè noi siamo lettori, cioè io detesto gli autori che arrivano e dicono io non leggo fumetti. Allora come fai a sapere quello che stai facendo? E soprattutto perché lo fai? Cioè è una cosa che cerchiamo di far capire ai giovani autori, non puoi venire a dire no ma io guardo le serie televisive, va benissimo, però ogni medium ha un suo ritmo, ha la sua storia, se tu non leggi non lo sai. E il lettore cioè non è scemo, non si può prendere in giro con vaccate o altro, devi essere onesto. E dici guarda questo è il fumetto, leggi, sfoglialo e lui ritorna, perché noi abbiamo lettori che arrivano e dicono io questo non so cosa sia, però mi fido perché ne ho già presi altri uno o due e non mi avete mai tirato la perché sono soldi. Poi comunque è una forma anche di rispetto, da una parte e dall'altra, io rispetto il tuo lavoro, tu rispetti il mio impegno anche economico e di passione,
nel darti fiducia, è un rapporto sullo stesso livello, secondo me. È lo stesso rapporto anche con la critica, cioè non puoi pretendere che ti facciano solo recensioni positive, perché sennò chiamo nonna, ti ammazzi 20 persone ma sei bravissimo, sei bello di nonna e sei bravissimo, cioè ci deve essere ognuno ha la sua professionalità, la devi rispettare, cioè il recensore se fa una recensione onesta, perché non può essere obiettivo, nessun obiettivo, è onesta la cosa, ha dei difetti, perché tutto ha dei difetti, però comunque ci deve essere comunque di fondo la professionalità di tutti. Esattamente. Quindi quello è l'importante, perché è già un settore strano, soldi non ce ne sono in giro tanti, non puoi cercare di dire alla gente ah oh, guarda qua il fumetto quello al mondo, leggilo, guardalo, poi se non ti piace succede. Ci hai provato? Ho provato. A Luca il consiglio che posso dare io in questo momento, se avete la Noisepress, per i miei gusti, attenzione, è recuperarsi assolutamente Kabuki Fight, sì. The Steams e The Steams Chronicle, perché è una visione steampunk ben strutturata, almeno secondo i miei gusti, questo è una cosa della recensione. A parte che la recensione è brutta come termine, diciamo il parere è forse più corretto, secondo me è una bella serie. E poi adesso io mi butterò su Black Note, perché almeno me lo leggo, perché mi ha incuriosito tantissimo la chiacchierata con David prima, e almeno sfogliandolo, visto che c'è parecchie cose da... Davide e Fubi hanno fatto un lavorone, perché comunque c'è dietro un anno e passa di lavoro. Dimenticavo loro. Anche Winter Death, non dimentichiamoci Winter Death, che, Winter è bella, che è una bella roba di quelle... Mancava la fantascienza, cioè avevamo questo buco di fantascienza, è arrivato, è arrivato, quindi direi che ormai avete coperto tutto. No, in realtà ci sono delle cose che stiamo lavorando in progettazione e... Aspettiamo allora, non diciamo nulla. Sarà... Pesca ramanzia. Le persone che amano le maghette verranno sorprese. Tac, abbiamo già il primo indizio. Luca, noi ti ringraziamo. Grazie a voi, ragazzi. Per l'ospitalità, per veramente per tutta l'offerta che tu e i tuoi ragazzi avete messo in piedi. E noi almeno ringraziamo Luca Frigerio dal Sede della Noisepress e ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi.